Bene, cari amici, benvenuti in questo spazio di approfondimento che oggi è dedicato alla politica, o per meglio dire, ai politici. In base ai corsi e ricorsi della storia, probabilmente il Signore Gesù li descriverebbe ancora come li descrisse all'epoca. Scribi e farisei, ipocriti, razza di vipere, che filtrate un'inezia e inghiottite un cammello, sepolcri imbiancati, belli, visti da fuori, ma dentro pieni di ossa e putrefazione. Voi potreste pensare, che esagerazione, scomodare il Signore per questi esseri che in fondo non meritano tutto questo accanimento. Intanto cerchiamo di capire chi sono i politici oggi e vedrete che alla fine diventeremo meno indulgenti nei loro confronti. Intanto il malessere nei loro confronti è generalizzato, ma le accuse che rivolgiamo loro sono molto generiche, troppo generiche, per essere ben focalizzate. Per identificarli bisogna prima capire quali sono le leve che li spingono verso la politica, verso questa ambita carriera. Sono i privilegi che vengono loro accordati, o meglio, che si auto-accordano, perché, vedete, la politica è autoreferenziale. Non ha bisogno di interfacciarsi con l'opinione pubblica, che siamo noi. Prendiamo ad esempio un simpatizzante che comincia la sua attività in seno a un partito politico. Cominciamo col dire che in genere, quando si entra a far parte di un'organizzazione politica, salvo molte eccezioni, si è sempre animati da sentimenti filantropici. Ma ricordati che quando comincerai a fare politica, dai vertici c'è chi ti annuserà e se non corrisponderai ai suoi standard olfattivi, ti scaricheranno. Perché è assolutamente necessaria un'operazione di assimilazione per diventare parte integrante dell'organismo del quale aspiri far parte. E questi organismi non accettano degli elementi non digeribili, non assimilabili. Questa operazione di assimilazione durerà almeno fino a quando non ti sarà concesso di assumere degli incarichi amministrativi. Attenzione perché ora comincia il bello. Entrando in un consiglio di amministrazione di un ente pubblico, finiresti per essere stritolato in un ingranaggio dove è necessario sottostare a dei compromessi. Perderesti definitivamente la tua verginità politica e saresti sottoposto a innumerevoli tentazioni, dato il tuo ruolo di rilievo. Se ti confermi solido e incrollabile nei tuoi principi, c'è chi troverà il sistema per farti desistere. Mettiamo, quando promuoverai una gara di appalto per l'assegnazione di un lavoro, magari verrà da te un imprenditore che per assicurarsi l'appalto ti offrirà una bustarella. Tecnicamente, questo esempio classico di corruzione si presenta come privo di rischi ed in un certo senso, dal punto di vista morale, ti autoassolve. Vedi, perché tanto quell'appalto lo devi assegnare. E a parità di condizioni, perché mai dovresti offrirlo a chi non ti offre nulla?
Bene, era solo un esempio. Ma nella politica sistemi di corruttela si estendono in svariati campi e si presentano in svariati modi, in svariate forme. Attenzione, questo vale per tutti i partiti politici, che sono organizzazioni a scopo di lucro, che si ammantano di buone intenzioni, ma solo per fare mantenere ai propri aderenti lo status, per poi poterli ricattare e per condizionare la nostra vita al loro vantaggio. Amici, noi stiamo eleggendo e stiamo perpetuando nei loro comodi seggi delle persone che non possono rappresentarci degnamente in Parlamento. Noi stiamo eleggendo quelli che ci vengono imposti e non sottoposti dal vertice dei partiti, scelti in una gamma di persone che hanno già stabilito un patto di fedeltà. Non necessariamente scritto, ma un patto di fedeltà col loro capo partito, che detiene la loro volontà politica. Ripeto, che detiene la loro volontà politica. Ripeto, detiene la loro volontà politica. Noi stiamo eleggendo delle persone dalla parlantina sciolta. E ci facciamo incantare dalla loro loquela, scambiandola per autorevolezza. Non investighiamo sulle loro reali intenzioni. Diciamo che è una continua recita, se non si tramutasse ogni volta in dramma, sarebbe anche una farsa da ridere. Questi, tra molte virgolette, politici, possono dire tutto e dopo un minuto con estrema disinvoltura dire il contrario di tutto, secondo la volontà e la convenienza espressa dal loro capo. Di volta in volta trovano delle argomentazioni molto convincenti. Attenzione, questi qui non sono degli stupidi, anzi, sono delle persone molto intelligenti e perspicaci. Ma vedete, è gente ormai senza scrupoli che vota dei provvedimenti per partito preso e non per propria convinzione. Il governo potrebbe proporre le leggi più sagge e responsabili del mondo e, benché essi intimamente fossero propensi ad appoggiarle, soltanto perché in quel momento rappresentano l'opposizione, qualsiasi essa sia, da una parte o dall'altra. Ebbene, troveranno sempre i passaggi giusti per contrastare qualsiasi iniziativa che non sia in linea con le direttive imposte dal loro capo. Perché è stato detto loro di fare così, se vogliono rimanere nel cerchio delle preferenze e dei privilegi dispensati lautamente dal loro capo. Vedete, noi invece abbiamo ed avremo sempre più bisogno di persone slegate dai partiti, e che votassero le leggi proposte da un governo in maniera trasversale, sempre in maniera trasversale, sempre in maniera trasversale, senza condizionamenti. Abbiamo bisogno di persone buone, oneste, libere, magari anche un po' introverse, e comunque poco inclini ad andare nei talk show per mettersi in mostra, ma più propense nel fare i fatti in maniera limpida e coerente con se stesse, che
che non debbano rispondere a nessuno dei loro atti, ma che potessero rispondere soltanto alla loro coscienza. Non abbiamo bisogno di burattini collegati a dei fili tenuti dal capo e da esso telecomandati. Il problema qual è? Riuscire a riconoscere quelli giusti, quelli che fanno al nostro caso. Il fatto è che chi si trova al vertice dei partiti si guarda bene dal sottoporceli, anzi, li elimina già a monte. Vedete, smascherare quelli che approfittano della nostra buona fede e della nostra, a questo punto, ingenuità, invece è molto semplice. Basta accendere la TV e assistere a un talk show, li vedrete tutti lì. Probabilmente, prima di eleggerli, più che sentirli parlare, dovremmo guardarli negli occhi ed essere capaci di leggere cosa c'è scritto in essi. La prossima generazione di politici sarà molto diversa. La prossima classe politica sarà fatta da persone vere, disinteressate. Dobbiamo avere solo ancora un po' di pazienza. Ancora un po' di pazienza. Ancora un po' di pazienza. Bene, cari amici, grazie per avermi seguito e arrivederci a presto.